Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e sì, finalmente siamo tornati su Ark. Siamo tornati con Ginetto, ma come potete ben vedere non siamo su Crystal Isles. Ebbene no, siamo su Lost Isles. Yeah! Sì, la nuova mappa. E ho deciso di partire da qui perché intanto, vabbè, il Natale si avvicina ormai tra pochi giorni. E quindi questa mi sembrava un'ottima zona dove poter cominciare a costruire una base. Cioè, guarda, ci sono anche tutti gli abeti. Una bella base natalizia con tutta questa neve e tutte queste possibilità. Cioè, guarda che figata che è sta zona. Cioè, guarda che figata che è sta costruzione. Cioè, ed è interamente esplorabile. L'unica cosa è che con tutti sti detriti... Oh, qui c'è un fuoco, non è mio. Ok, va bene. Dicevo, l'unica cosa è che con tutti sti detriti è un po' una rottura di scatole costruire, probabilmente. Però vabbè, cercheremo di combinare qualcosa. Ma, prima di tutto, allora, io la mappa... Non è che l'abbia esplorata poi tantissimo, come potete vedere, ho girato qua intorno. Ho trovato sto castello meraviglioso, innevato, bellissimo. E quindi niente, mi sono fermata qui. La mia esplorazione si è fermata a questa meraviglia. Cioè, guardate, è gigantesca! Prova a inquadrarla da un po' più in alto. Cioè, guardate che figo. No, è bellissimo. Puoi arrivare con la viverna così in sto castello. Oddio, che bello, che bello. Va bene, quindi qui noi torneremo per costruire una base. Adesso però ci andiamo a fare un bel giretto di questa mappa. E soprattutto vorrei andare a dare un'occhiata alle nuove creaturine. Sì, ci sono delle bestioline nuove che devono essere molto carine e simpatiche. Un paio poco amichevoli, da quel che ho capito. Comunque, noi qui ci siamo già piazzati un paio di bauli con un pochino di robina, un pochino di scorte. Ovviamente abbiamo portato più o meno tutto quel che ci serve per il momento dall'altra mappa. E... no, aspetta, forse è il caso... Dov'è la mappa? Tira fuori la mappa, Ginetto. Che io mi segni le coordinate del castello. È vero per la Peppetta che se siamo... Ah, in groppa una creatura non si possono segnare i punti sulla mappa. Che cosa stupida. Che cosa stupida. Stupida si può dire su YouTube? Non lo so, che cosa sciocca. Ecco. Ora posso? Posso? Grazie. Ok, molto bene. Allora, sento lupi che ululano, quindi direi che per il momento noi ce ne andiamo da qua. No, in realtà, a dire il vero, da quando... Forse non ha, la mappa non ha finito di caricare tutte le creature. Perché da quando siamo spawnati... Non è che abbia incontrato particolari pericoli quanto intorno. Cioè, quantomeno in prossimità del castello, ecco. Mi sta venendo ora il dubbio che forse spostarsi con le creature che non volano da questo castello potrebbe essere un problema. Ma vabbè. Esistono le sfere poche. Allora, dicevamo, partiamo con l'esplorazione. Già qua vedo una grotta, che mi sembra una cosa molto figa. Ci posso entrare con la bestia? Altrimenti io non entro, sappiatelo. Per ora sembra che io possa entrare. Oh, che figo. Non è una grotta, è un tunnel. Molto figo però. Molto molto figo. Bellissimo. Allora, una delle nuove creature, la Margasaurus, dovrebbe essere più o meno in questa zona. Comunque, ci facciamo un giretto qui. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante, bello, carino e puccioso. E soprattutto, cerchiamo queste nuove creature. Vorrei dargli un'occhiatina. Quanto verde. Troppo verde, non ci vedo una cippa. No. Ah, ho sentito bestie arrabbiatissime. Che siano le nuove creature? Vabbè. Lì sotto non ci vedo una cipa, quindi non è il caso di andare a infilarsi lì. Oh, ma che bello. Ma che paesaggio molto zen. Molto carino. No, vabbè, guarda queste cascatine. Oh mio Dio. Oh mio Dio, la beatitudine. Sì, poi c'è sto cono viola che rovina tutto, però vabbè. Oh, ma che bellissimo posto. Poi ci sono sarco. Cosa sei, un sarco?
Vabbè, non importa, però mi deturpi un pochino questa zona che sembrava così quieta e tranquilla. Io però mi sa che sto andando dalla parte sbagliata. Fa vedere rispetto a dov'è la bestiolina? Sì. Sì, perché la bestiolina è per di qua in teoria. Comunque, la Margasaurus, che è questa nuova creatura che stiamo cercando adesso, dovrebbe essere veramente molto figa. È un erbivoro, però è abbastanza nervosetto. E quindi si arrabbia facilmente. Dobbiamo stare attenti quando ne avvistiamo uno. Anche se con tutti sti alberi, sinceramente, non penso riusciremo a trovarne realmente uno. Cioè, a vederne uno. Probabilmente sono qua in mezzo. Cioè, peggio di Jurassic Park. Vedessi almeno gli alberi che crollano al loro passaggio, avrei un indizio. Ecco, ora come al solito voglio cercare una delle creature nuove. Ci mettiamo quei 3000 anni. Io sinceramente non ho tanto tempo. Per favore. Per favore, mostratemi. No, c'è un T-Rex là. Non mi interessa il T-Rex. Lo conosco il T-Rex. L'ho già visto il T-Rex. Ok, allora forse eravamo dal lato sbagliato della montagna innevata. Però guardate cosa abbiamo trovato qui. Stiamo scherzando. E no, non parlo del para verde che c'è qui, ma. Cioè, guarda che figata! C'è un intero isolotto che è un castello! Ma è bellissimo! C'è anche gli standardi! Oh mio Dio! Geni, geni chiunque abbia progettato il DLC! Guarda! Ma stai scherzando? Ma che meraviglia è! No, vabbè! No, scusa, allora aspetta. Allora, fucile in mano, però aspetta, ho visto roba. Ah no, è un optero, ok. No, io devo andare a vedere qua dentro. No, che figo! No, vabbè, mi piace molto. Dimmi che c'è l'acqua, dimmi che c'è l'acqua. C'è l'acqua. No, vabbè, ma è stupendo. Mi piace moltissimo. Mi sta piacendo moltissimo questa mappa, ok. Ah, sentito gente che mi urlava contro. Non so cosa fosse, probabilmente niente di preoccupante, però vabbè. Sì, ok, allora vedo che qui c'è stato qualche problemino, cioè qualcuno probabilmente voleva entrare, ma qualcuno che era dentro non voleva aprire e quindi niente, breccia nel muro. Vediamo se riesco a fare una bella inquadratura dall'alto. Sì, guarda. Guarda, ammirate, ammirate. No, la maestosità di questa cosa. Cioè, tipo una muraglia cinese. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. Allora, per chi fosse interessato a raggiungere questa zona. Aspetta, aspetta, mi metto proprio qua al centro. E. Tadan! Latitudine 42.4, longitudine 54.8. Molto perfettissimo, continuiamo con il tour e l'esplorazione di questa mappa che io sto già amando alla follia. Cioè, ma avete presente le costruzioni, le basi che ci si può fare qua dentro? Cioè, bellissimo, bellissimo. Ok, basta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Vedo un tilacoleo di un colore. Bellissimo là sopra. No, vabbè, guarda che carino. Sì, ti mimetizzi benissimo, tranquillo. Ma guarda che carino che non è. Aspetta, sento gente che si avvicina. Ciao, togliti. Oh, scusa, non volevo ucciderti. Vabbè, già che ci sono, carina. Eccolo! Eccolo! No, aspetta, lo stanno per far fuori. Lo stanno per far fuori. Fatemelo inquadrare, fatemelo inquadrare. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Laggiù, laggiù, laggiù. Non si vede. Sì, è lui, però non si vede una cippa. No, me l'avete fatto fuori. Proviamo ad assistere al combattimento. No, me l'hanno fatto fuori. Dannazione, maledetti. Va bene, ok, comunque questa è la zona. Ottimo. Ottimo. Posso vederne uno vivo in salute? E non tutto mezzo smangiucchiato, please. Ah sì, peraltro, che gnuba, non vi ho fatto neanche vedere. Siamo venuti con Lucifer noi.
su questa nuova mappa, perché poverino mi dispiaceva tenerlo lì in disparte su Crystal. Cioè, perché, cioè, Crypto rimane su Crystal, lo usiamo su Crystal e qua ci usiamo Lucifer, che in questo momento sulla neve mi sembra totalmente fuori contesto. Però vabbè, non importa, non ci attaccheremo a questi dettagli. Guarda che bellina sta zona. Guarda, c'è una viverna. Ah, ciao. Ciao viverne, ma che viverne sono? No, aspetta. No, aspetta, aspetta. Senza attirare la loro attenzione. Cosa mi siete, ragazzi? Una Ice Wyvern. Ma perché? No, guarda che figo! Congela la gente, congela cose. Ok, non lo sapevo. Ok, le voglio. Lucifer, tu te ne tornerai a casa molto presto, sappilo. Scusami, ti avevo appena illuso. No, vabbè. E che bella che è sta zona, peraltro. Che bella. Sì, ci sono le viverne. Probabilmente non è la più sicura del mondo. Però guardate che figata che non è. E quelle due viverne sono meravigliose. Va bene. Oi, oi, tempesta? No, perché tempesta di neve adesso? No, dai. Ma perché? Ma che brutto, ma che peccato. Vabbè, meno male che siamo ben bardati. Aspetta, 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 aspetta. Sì, sono loro. Peccato che si vede malissimo perché c'è una tempesta. È arrabbiato con noi. È già arrabbiato con noi. Non le ho fatto niente. Non le ho fatto niente. Aspetta che questo spara gli aculei. E mi sa che fa tanto male. Che bellino che è. Cos'è quella roba azzurra là? Vabbè, non importa. Guarda come sono nervosetti. E addirittura. Addirittura, suicidiamoci, vero? Aspetta, però, se tu ti butti giù da lì, in teoria qua non riesci a salire. Sperando che non riesci a spararmi gli aculei. Guarda che figo. Che bellino. Questo non è neanche tanto colorato. Guarda, guarda cosa spara. Aspetta. C'è mancato per un pelo. Guarda il casino. Ah, ecco cos'era quella roba che sbrilluccicava. Ha fatto esplodere roba. Ah, guardali. Figo. Molto figo. Lilli, sarete nostri. Non oggi, ma presto. Ciao, ciao compare. Che figata. Mi piacciono molto queste creature. Le voglio provare assolutamente. Ok, continuiamo con l'esplorazione. Poi ovviamente le creature nuove le prenderemo tipo una dopo l'altra. Ci costruiamo prima una base, però ragazzi, abbiate pazienza, una piccola base di supporto ce la dobbiamo fare. Anche perché la voglio addobbare per Natale, cioè quel castello deve diventare tipo il villaggio di Babbo Natale. Spero di avere il tempo di farlo. Un altro tunnel. Allora, bellissimo, per carità, io adoro poi queste cose, i tunnel fatti così, ok. Però, no, questo è troppo piccolo, non ci passiamo forse. Non ci passiamo, non ci passiamo, ci passiamo. Ci passiamo, miracolo, ci passiamo, è minuscolo però. Forse di qua ci possiamo. Sì, magicamente ce la facciamo. Ottimo. Ottimo. Dicevo, allora, io adoro queste cose. Cioè, tipo le grotte, questi tunnel bellissimi. Ok, stupendo. Però ne abbiamo tipo incontrati 3000 nel giro di 4 metri quadri. Quindi voglio dire, forse ci si è fatti prendere un po' troppo la mano con sta cosa. Non lo so. Allora, la prossima creatura che dobbiamo trovare è il Dinopithecus. Che si trova per di là, ok. Molto bene. Allora, sappiate che non ci avvicineremo troppo ai Dinopithecus perché lanciano cacca e vorrei evitare, sinceramente. Inoltre, se becchiamo un bel branco numeroso, dovrebbero essere abbastanza rompiscatole, quindi occhio. Eccoli! Eccoli, Dinopithecus! Mi hanno lanciato qualcosa! Aspettate, aspettate! Andiamo dove c'è un po' di luce, che vi voglio vedere. Riuscite a salire per di qua? No, ma mi stavano seguendo! Si sono già distratti! No, no, aspetta, aspetta! L'ho visto! Ho visto dove è andato! Ho visto dove è andato! No, scherzavo, non è vero. Era un ptero, ok. No, dai, li ho visti per un attimo! Eccoli, eccoli, eccoli! Sì, però dove c'è luce? Dove c'è luce? Se no non vi vedo. Qui ci arriveranno? Mi sa di sì. No. Ah, non ce la fate. Papà, però. Però mi sembrano fatte malissimo. Ce la fanno, ce la fanno, ce la fanno. Ok, niente, stavo scherzando. Aia, non mi fate male. Ma sono fatti malissimo. No, secondo me non ha finito di caricare. Tipo le grafiche, il gioco. No, guarda, sono senza pelo.
Ma che impressione! Ma perché? Ok, no, no, gliel'ha caricato il pelo, gliel'ha caricato. Però ce ne andiamo perché ci stanno pestando malissimo. Guarda lì qua sotto. Sì, ora forse ha caricato qualcosina. Vabbè, non è che si vedano benissimo. Quando li cattureremo li vedremo un po' meglio. Cavolo, fanno male, comunque. Per la peppetta. Ok, va bene. Molto molto bene, allora adesso andiamo in cerca dell'ultima delle tre nuove creature che sono state aggiunte su questa mappa. E io personalmente vorrei provare anche a catturarla. Allora, la creatura in questione si chiama Sinomacrops ed è una bestiolina volante molto carina, molto bellina. È molto tenera, quindi io la voglio prendere subito. Allora, intanto aspetta che ci mettiamo la tuta mimetica, perché la bestiolina che stiamo andando a pigliare a quanto pare non sopporta la chitina. Se indossi la chitina, no, non è vero che non la sopporta. Allora, semplicemente la dobbiamo addomesticare in maniera passiva, dandogli appunto della chitina. Quindi io penso che quando sei vestito di chitina ti attacca, perché evidentemente vuole mangiarti l'armatura, probabilmente. Boh, non lo so, vabbè. Comunque la si addomestica così. Quindi tuta mimetica, non dobbiamo spaventarla. Dovremmo anche mettere Lucifer nella sfera, poiché io spero che non ci ammazzino così dopo un paio di giorni su sta mappa. La rottura di scatole è che questa bestiolina non la possiamo rinchiudere da nessuna parte. O meglio, da quello che ho letto, se proviamo a intrappolarla in modo che non voli via durante l'addomesticamento, praticamente non te lo fa addomesticare. Quindi se è all'interno di una struttura, non la si può addomesticare. Allora, aspettate che c'è un punto della mappa, che non è di qua ma è per di qua, che dovrebbe essere relativamente tranquilla, non voglio dirlo troppo forte, va bene, e dove dovrebbero esserci un bel po' di queste creaturine. Dovrebbe esserci anche una costruzione, perché ho visto qualcosina online e dovrebbe esserci una roba molto carina. Forse si chiama il Tempio delle Scimmie, una cosa del genere, può darsi, non mi ricordo. La cosa carina del Sinomacrops è che in teoria non appena noi lo individuiamo, e appunto senza farlo spaventare, se lui ci vede, ci viene incontro, si mette per terra e noi possiamo dargli a quel punto la chitina. Il problema è che dopo avergli dato la chitina, questo appunto vola via, e quindi andarlo a recuperare è una rottura di scatole. Bisognerà attivare il tracciamento delle creature in addomesticamento. Oh, eccolo qui, la zona dovrebbe essere questa? Sì, mi sa di sì. Penso sia questa. Ah, intanto c'è pieno di Dilo e la cosa non va bene. Ok, ottimo. Ah, ma guarda quanti, è pieno! Allora, sì, la zona è questa. Il problema è che si sta facendo notte decisamente, quindi niente, noi passeremo il tempo aspettando l'alba. Mi sta facendo stragi di bestie rompiscatole che si possono trovare nei paraggi. Visto che, come vi dicevo, non dobbiamo spaventare questa creaturina, quindi dobbiamo muoverci senza Lucifer, e la cosa mi preoccupa assai. Ah, intanto, per chi fosse interessato, la posizione è questa. 21 di latitudine, 43.6 di longitudine. Ok, allora, finalmente è mattina, con la luce del sole è ancora più figo questo posto, ora ce lo esploriamo bene. Allora, un po' di bestioline in giro, tra Dilophosauri e Troodon, li abbiamo fatti fuori. Mi viene ora un dubbio però, io su Lucifer ho un sacco di roba. Sì, abbiamo Primate, perché abbiamo fatto fuori anche un paio di Carno. Ah, no, non posso, mi devo costruire qualcosa. Oh, lo lascio qui, lo lascio qui. Stai qui, buono. Più che altro spero anche di ritrovarlo. Sì, dai, lo ritroviamo, Lucifer, figurati. Bestioline carine carine, dove siete? Se imbraccio il fucile si spaventano. No, vabbè, ma guarda che è molto bello sto posto. Ma guarda! No, stupendo, mi piace tantissimo. Qua c'è la super scalinata. Vai, guarda come atletico Ginetto. E di qua? Niente, finisce nel vuoto. Ok. No, non mi sembra saggio. Oddio, cos'è quella cosa? Ah no, è un gaccia? Sì, sono gaccia. Guarda quanti ce n'è, ma non li ho visti ieri. Cioè, stanotte. Cioè, sono comparsi adesso. Allora, è iniziata a piovere. Non si vede una cippa lipa di niente. C'è un sacco di vegetazione. Quindi non ho idea di come faremo a trovare sta bestiolina, che a quanto pare è abbastanza piccola. E visto che c'è un tempaccio, io ne volevo approfittare per dare un'occhiata dentro
a queste strutture. C'è pieno di ragnatele. Speriamo non ci siano anche ragni. Ma guarda che forte! No, mi piace tantissimo. E quel fiore gigante, scusa. Bellino. Tanto come al solito mi darà le stesse cose di sempre. Abbastanza labirintica sta zona però. Ok. Ah, ok. Lucifero è di qua. Proviamo ad andare di sopra. Quante ragnatele però. Mamma mia, gigantesco. C'è anche il terrazzino, guarda qui. Si sale ancora. Ultimo piano? Direi di sì. No, vabbè, molto figo. Tutto questo è molto, molto figo. Si sale ancora. Guarda qui. No, vabbè, bellissimo. È bellissimo. Cioè, sai cosa vuol dire costruirsi una serra qui? Una da questo lato, magari una dall'altra. Qui ci si mettono un po' di bestiole. No, vabbè, adorabile. Adorabile. Ciao. Aspetta che c'è il fiorellino, vediamo. Mi dai le solite cose di sempre. Ormai non mi illudo manco più. Vedo Dilo. Oh, niente, sta bestiolina io non c'è verso, non riesco a trovarla, È tutto molto, molto incredibilmente bellissimo. Sì, 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 su questa mappa costruiremo grandi basi. Riprendi. Allora, adesso che ha smesso di piovere, mi è sembrato, eccolo, eccolo, di vederlo lì. Dovrebbe essere quella la bestiolina. Vediamo se riusciamo a inquadrarla, è che vola un po' velocemente. Ah, che ho fatto? Spero di non aver beccato il gaccia, no, ok. No, me lo sono persa. È laggiù, è laggiù, è laggiù, è laggiù, è laggiù. Dove? No, è finito là dietro, porca puzzola. Però va bene, almeno sappiamo che ce n'è. Che ce n'è, solo che ora si sta facendo buio. Porca puzzola. Quindi niente, di nuovo ci mettiamo ad aspettare che faccia di nuovo giorno, che ci sia luce, per poter vedere quelle bestioline. Sono super velocissime, mio Dio. E sono molto piccole. Cioè, pensavo fossero un pochino più grandi. Cioè, sembrano delle farfalle, tipo, sono minuscoli. Allora, è la mattina dopo e io penso di averne visto uno qui dietro. È lì, è lì, è lì. E allora, via il fucile perché non so se... fucile si spaventi la bestia. Dov'è? No, era qui. Non mi prendere in giro, eri qui. No, ti prego, dai, ti ho visto. No, non è quello. Eccolo, 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 eccolo. Eccolo, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, se ci ha visto, se ci ha visto, sì. Perfetto, perfetto. Non so che livello sei, non mi interessa. Ok, ora lui se ne vola via rapidissimo, quindi noi... ci attiviamo il tracciamento e lui se ne sta andando su di là, dannazione. No, non so se andare con Lucifer o no. No, no, dai, non voglio rischiare di perdermi la bestiolina. Puoi riscendere? Puoi... Cicina? Ciao, vorrei evitare di... Vedo gente che si muove lì. Ah no, ok. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dai, 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 scendi, scendi, scendi. Guarda, sono qui, sono qui, sono qui. E ecco, dovrebbe tornare da noi di sua spontanea volontà. Perfetto, sì, e ce l'abbiamo! Woohoo! Yeah, dove sei? Dove sei? Non ti vedo. Vieni qua, vieni qua. Vieni, aspetta, aspetta. Vieni per di qua, per cortesia. Deve essere un livello basso perché ci abbiamo messo veramente poco. Ciao, ciao, mi atterri? Mi atterri che ti vorrei vedere bene? Ok, ce lo siamo presi spalletta. Allora, aspetta poco poco. Aspetta che sta continuando col tracciamento. Ok, grazie, togliti. No, guarda che bellino come sta attaccato alle spalle di Ginetto. Sulla schiena. Oddio, è un incrocio strano, una bestia strana. Ma guarda che lì ora ce n'è un altro. Cioè prima non ce n'era manco uno, adesso sono arrivati tutti insieme. Vabbè, non importa. Oddio, che amore. Guarda che occhioni giganteschi. Oh, no, non ti nascondere. Aspetta, lo voglio... Vorrei vederlo messo a terra. Dove l'ho lanciato? Bestia? Ok, eccola lì. C'è un modo per farla atterrare, sì? No, volerà in eterno.
Dove stai andando? Perché? Perché? Comunque è salito a livello 49. Qualunque livello fosse prima, un 49 non è male. Eccolo! Guardalo! Cosa sei, maschietto o femminuccia? Un maschietto. Un maschietto, quindi li posso far accoppiare. Oh mio Dio, sapete cosa vuol dire questo? Sì, però Lillo, ti fermi? Grazie. Oh, mamma mia. Ti vorrei vedere bene in faccia. Oddio. Sembra un po' arrabbiato. Acciderbolina. Com'è piccolino. No, è carinissimo. Mi piace tanto, molto, molto, tanto, tantissimo. Oddio, ok. Allora, dovrebbe avere delle funzioni sta bestia, giusto? Sì, sì, stiamo volando. Sì, aspetta, 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 aspetta. Ok, ok. Allora, dovremmo poter volare e planare, giusto? Con lui. Allora, fammi provare un attimino. Così. Yes. Yes. Sì, non è proprio il massimo della velocità per ora, salendo, però. Ok. Aspetta. Guarda come planiamo. No. Ah, ah, aspetta, 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 aspetta. Piano, lentamente, lentamente. Ok, ok. Molto bene. Ok, siamo caduti tipo paracadute. Che è successo? Ha finito la stamina, mi sa la belva. No, vabbè, ma è bellissimo. Mi piace molto questa creaturina. Ne voglio un esercito. Sicuramente un altro, perché li dobbiamo far accoppiare. Ci serve una femminuccia. Solo che è veramente un casino trovarli. Sono minuscoli, volano velocissimi. Bisogna avvicinarsi senza altre bestie. È pericolosa come cosa. Aia, 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 abbiamo tirato una craniata terribile. Ok, dobbiamo un attimo capire bene come muoverci con il Sinomacrops. Però, aspetta, aspetta, aspetta. Con questo mi fai col... Ah, con la X fa il paracadute. Ok, con la X c'è... Bello però. Vedi, un paracadute senza consumare materiali. Cioè, se io mi butto giù di qua... Tudan! Bellissimo. No vabbè, ma questo è da tenere sempre in spalla. Cioè, portalo sempre con te. Stupendo. Aia, scusa, Ginetto, devo prenderci un attimo la mano. Abbi pazienza, ti romperei ancora le caviglie un paio di volte. Forse un po' di più. Va bene, ragazzoli, allora per questo primo giorno sulla nuova mappa direi che possiamo finirla qui. Mi piace tantissimo la nuova mappa, mi piace questa nuova creaturina, non vedo l'ora di addomesticare le prossime. E nel prossimo episodio adesso vediamo se catturare una compagnuccia a questa bestiolina per farli accoppiare subito o se andare a costruirci una base. Ora vediamo, dai, ci ragiono poco poco. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, così almeno cerco di registrare di conseguenza. Va bene, ragazzoli, allora mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.